È in occasione della giornata contro il bullismo ed il cyberbullismo che si celebra oggi che il secondo circolo didattico Sant'Agostino di Sciacca ha promosso questa mattina un incontro alla presenza della Polizia di Stato rivolto ai bambini delle quinte classi di scuola elementare. Una giornata in cui scuole, istituzioni, forze dell'ordine, esperti ed associazioni cercano di sensibilizzare i giovani rispetto ad una piaga sempre più diffusa. Abbiamo colto l'occasione del 7 febbraio, Cyber Internet Day, proprio per incontrare la Polizia di Stato nelle persone della dottoressa Cacioppo, l'ispettore e il vice ispettore Turturigi, e incontrarli qui in sala teatro con i nostri bambini delle classi terminali e delle classi quinte. Se ne parla già da tempo, in classe hanno svolto un progetto curriculare, Fermiamo il bullo, affrontando appunto con e sensibilizzando i bambini al problema del bullismo e del cyberbullismo. La giornata contro bullismo e cyberbullismo, utile per bambini e ragazzi per prendere coscienza del problema, capire quando ci si trova di fronte ad un caso di bullismo e conoscere gli strumenti per contrastarlo, giunge a conclusione di una serie di attività portate avanti durante tutto l'anno scolastico. Il bullismo è in pratica una forma in cui delle persone bullizzano le altre persone, cioè ci fanno male, tipo gli dicono che è brutto per motivi in cui si veste in un modo, è troppo magro, oppure è anche molto più grasso rispetto a loro. Abbiamo portato quindi diversi pupazzi qua nella nostra classe e abbiamo osservato di ognuno le differenze. C'era chi era diverso di pelle, di occhi, anche di vestiario, che può indicare molto di una persona. L'abito non fa il monaco, però può indicare diverse cose. E poi ci siamo resi conto di dirci, ma se questi pupazzi si prendessero in giro a vicenda perché sono diversi, che cosa nascerebbe? Conoscerebbe il bullismo, ma ci sembrava una parola troppo brutta, quindi che cosa abbiamo fatto? Spontaneamente abbiamo cambiato la U in E ed è diventato bellismo, quindi una parola molto bella anche dall'amicizia, dalla diversità all'amicizia. Molte persone per non essere bullizzate diventano proprio amiche dei bulli per diciamo non essere bullizzate e quindi lo fanno per paura. Spesso traiamo anche esempio da piccoli episodi che magari non sono neanche di gravità per dare rilievo al problema e sensibilizzare, ripeto, i bambini. E poi questi momenti informativi e formativi sono veramente molto importanti. Ci teniamo anche in grande contatto con i genitori perché siamo sempre convinti che in primo luogo sta l'alleanza educativa tra la scuola e la famiglia e poi le istituzioni esterne, in questo caso la polizia, che è presente con vari strumenti che consente la legge di cui parlavo poc'anzi, che parte anche dall'oscuramento di eventuali post che possono essere violenti, dall'ammonimento del questore e via di seguito. Informiamo correttamente i bambini e anche le famiglie, se mi permettete, perché talvolta non si conosce bene come la legge ci protegge.